mentre organizziamo a livello tecnico, vi spiego qual è il filone di questo intervento. Si è tentato di rispondere alla domanda su eventuali e possibili dialettiche tra ecologia e antispecismo. Il presente lavoro è stato sviluppato su due livelli, uno tra i conflitti presenti, attuali, e l'altro su delle possibilità concrete, insomma, di far dialogare questi due mondi, insomma. Il lavoro parla di democrazia e paesaggio, quindi chiaramente ci sono molte immagini di architettura da vedere. Possiamo iniziare. Partiamo però dal circostanziare il discorso rispetto anche agli interventi precedenti. È stato fatto rilevare che come dire, esiste un filo conduttore tra uno specismo, cioè la nostra dicotomia tra un dentro e un fuori, no? Tra natura che è al nostro esterno e un nostro interno. E qua vorremmo fare un discorso, come dire, un trasferimento, insomma, abbastanza psicologico per quanto riguarda gli specismi che avvengono all'interno delle società. Nel senso che qua, se dall'invio, avevo messo in evidenza il fatto che, per esempio, alcuni fenomeni come il razzismo, il sessismo ed altri, insomma, hanno, diciamo, un filo abbastanza conduttore. Se andiamo avanti, il computer si è incartato. Le riflessioni sono state fatte atterrare volutamente su un oggetto che apparentemente a noi è molto noto, ma in realtà è molto sconosciuto, ovvero il territorio umano, per definizione, che è la città. Quindi qui classificare e controllare, se diamo l'invio trovate quattro razze, quattro specie, insomma, quattro varianti di specie. Se si dà l'invio, ho voluto fare un accostamento su un'altra classificazione fatta su persone. La società attuale, si è parlato di società sistema del dominio, si parla di società del controllo. Noi oggi abbiamo dei ghetti sociali che sono ghetti anche situazionali. Fondamentalmente, essendo appunto ghetti situazionali, possono, come dire, essere investiti da situazioni di carattere economico, sociologico, culturale, di orientamento sessuale e quant'altro, religioso, eccetera. Se andiamo avanti, la domanda alla quale, insomma, vorremmo tentare di rispondere è appunto: lo specismo nell'attuale assetto economico ed istituzionale globale, si è parlato di globalizzazione e di produttività repressiva, sulla quale sono particolarmente d'accordo. Qua si sostiene, insomma, fatemi fare un po' il radicale, che hanno vinto un po' due profeti, no? I cosiddetti padroni del vapore di Ernesto Rossi, e si è realizzato un capitalismo senza libero mercato su scala globale. Se parliamo di strutture di dominio, la struttura di dominio attuale, abbiamo fatto riferimento alla crescita infinita, a un certo punto in poi, con l'apice della globalizzazione, la crescita infinita è sostenibile, diciamo, a livello economico, semplicemente perché viene esternalizzata tutti i costi sociali ed ambientali per mantenere un certo tasso, appunto, di produttività. Lo stesso che sta distruggendo le società occidentali ha creato schiavismi nel sud del mondo. Nord e sud del mondo diventano due ghetti principali. Però, facendo riferimento anche ai ghetti sociologici, anche le nostre città sono dei ghetti. Non esiste più la città in quanto tale. Noi viviamo in un collage di spazi, per intenderci, io riesco a chiamarli collage di non luoghi, perché un luogo, per essere tale, deve essere riconoscibile. Invece, se voi andate in giro, troverete molto chiaramente dei luoghi che possono essere riconoscibili per alcuni, cioè a un ghetto sociale corrisponde a un ghetto spaziale.
Quindi c'è la piazza del tossico, c'è la via della prostituzione, c'è il ritrovo per certe comunità di immigrati da una parte e altre da un'altra. Se andiamo avanti, esistono spazi specisti, vediamoli. Questi sono spazi molto comuni, eh? No, sono andati troppo avanti. Si può tornare indietro? Per tutto la palla. Avete visto freccia indietro. Vabbè, volevo partire dal concetto dell'abitare. L'abitare nell'escludere. Freccetta in su. Freccia. Vabbè, mentre troviamo la freccia in su, la prima immagine parlava del cordiale. No? Sono le frecce. Da solo. Oh, il corriere, basta! Va bene, il corriere l'avete visto? Va bene, ok. Tanto riconosciamo questi posti, ma sono molto comuni. Allora, il corviale è universalmente noto. È edilizia pubblica, popolare, eccetera. Ci sono tante mitologie, anche politiche, insomma, su questo tipo di, questi tipi di quartieri, queste specie di quartieri, che corrispondono a specie di cittadini, no? Cittadini poveri, e molto spesso la critica, cioè, è stato anche chi, per fortuna non c'è più, cioè nel senso che come dire, si darà ad altro nella vita, che proponeva di abbattere questo tipo di quartieri che in architettura si chiamano razionalisti, no? Ma la, come dire, la critica è all'architettura o al gruppo che l'abita? Nella immagine successiva che è volata c'era scritto Roma AXA, è una nuova realizzazione, ce ne sono tante di quel tipo, è un altro impianto urbanistico escludente. Mentre io non voglio, cioè mentre io a Corviale ci entro perché sono costretto, perché solo quella casa ho, in questi altri non ci entro perché non ci posso entrare. Cioè parliamo di Olgiata, Torre Gaia, appunto alcuni punti di AXA, Casa al Palocco, i cosiddetti consorzi, e che nella dizione anglosassone, che nascono soprattutto negli Stati Uniti, si chiamano comunità chiuse, gated communities, cioè sono comunità omogenee, come è omogenea sociologicamente parlando la comunità del Corviale, che si autoghettizzano perché si autocreano, perché hanno i soldi, la possibilità e il potere anche politico per farlo, si creano il loro piccolo mondo e creano un paesaggio estetizzante che nell'architettura dà delle conferme del proprio ruolo sociale, quindi insomma alti comfort eccetera. Dopodiché non mi ricordo cosa c'era, credo il centro commerciale. Il centro commerciale, quindi abbiamo due luoghi escludenti. Il centro commerciale può essere considerato un po' la piazza. Sì, vabbè, c'è l'interno, è un po' la piazza contemporanea, però la differenza qual è? È che per esempio se io vado a Piazza Farnese io ci entro tutte le ore e ci posso entrare per entrarci, posso andare a fare un giro, sedermi là, parlare, trascorrere del tempo. In questo luogo tu entri perché tutto è finalizzato al consumo e ci può entrare soltanto chi consuma, un barbone non è molto ben accetto là dentro, quindi anche qui ghetti, questa volta legati a una capacità di consumo. Il luogo pubblico per eccellenza, quindi la piazza che contiene fronti commerciali, cioè si fa privato e tutti i comportamenti in esso inclusi sono privati, vengono privatizzati. Quindi abbiamo poi messo l'Acqua Fan di Roma, un parco divertimenti. Cosa c'ha di male un parco divertimenti? Niente. Però anche questo è indicativo. Anche l'aspetto ricreativo deve trovare una consociazione di carattere consumistico allineata in, in prassi finanziariamente stabili, quindi l'abbiamo un'impresa che lavora sul, sul consumo. Anche quella è una comunità chiusa situazionale, nel senso che si accende e si spegne nel momento in cui tu hai bisogno, i famosi bisogni, di divertirti, no? Perché tu devi andare là per divertirti, non per andare altrove, o in luoghi non deputati a questo. Potevamo fare un'analogia con una discoteca piuttosto che un golf club, insomma, situazioni simili. Questa qui è la tangenziale, l'allacciamento con la Salaria.
qui a Roma. Questo qui è l'ultimo non luogo che si rappresenta. Qua parliamo di mobilità, è una mobilità tradizionale che appunto sfrutta la modalità su gomma. Questo qua è uno dei non luoghi perché chiaramente l'autostrada è il manifesto del consumo e dell'individualismo, no? Come modalità all'interno di un ambito urbano, insomma, qui stiamo a Roma. Ognuno nella sua gabbietta, da solo, ma tutti in colonna. Quindi questa è una società di ghetti che si incrociano in maniera appunto situazionista in base appunto a situazioni che si possono incrociare in maniera abbastanza indistinta tante volte. Se andiamo avanti, seconda parte del ragionamento. Quindi qui fino ad ora abbiamo visto i conflitti, cioè noi abbiamo come dire, una forte predominanza specista, insomma, nello spazio che noi viviamo, che siamo anche in un certo qual modo costretti a vivere. Esperienze. Vediamo se è possibile pensare in qualche cosa di differente. Allora, poi vi ho portato un esempio pratico, così vediamo anche un po' di architettura. Parliamo di Odense, è una città danese, è il capoluogo della Fionia. La terza città, c'ha 170.000 abitanti, il comune ha sono 300 km quadrati all'incirca, una città medievale, eccetera, eccetera. Qua si è fatto un esperimento politico molto particolare, visto che poi, insomma, Maria Giovanna accennava all'esperienza dei radicali ecologisti, per far capire anche cosa fanno i radicali nel resto d'Europa, a differenza che in Italia. Questa è una città che da 37 anni ha un governo, appunto, radicale. Se andiamo avanti, il merito di questa città è che è stata la prima grande città europea a centrare gli obiettivi 20-20-20. Quindi, li ricordiamo, taglio delle emissioni di gas serra del 20%, riduzione del consumo di energia del 20%, il 20% del consumo totale derivante da fonti energetiche. Loro in realtà stanno al doppio di tutto questo. Andiamo avanti. L'Italia invece sono cresciute al contrario. Allora, nell'81 la Danimarca, dopo lotte politiche infinite, si è decisa a fare il famoso decentramento amministrativo, insomma, esempio più così. Nell'83 l'amministrazione comunale, che il colore è sempre lo stesso, ha pensato un ridisegno complessivo della città, lavorando su due versanti. Allora, il primo è, diciamo, di carattere... qua c'è un richiamo a... insomma, questa è qui la famosa urbanistica organica, o nel nord Europa si chiama appunto derivante da, politicamente parlando, urbanistica radicale. Però quello che ci interessa è il binomio tra integrazione ambientale, ovvero la città non è più un corpo che assalta il territorio, ma si rovescia la medaglia, nel senso che la città è paesaggio. Poi vedremo anche cosa intendiamo per paesaggio. Ma sembrano discorsi un po' da favola, però adattamento della città ai ritmi naturali umani. Quando noi diciamo che, ecco, faccio sempre riferimento al tuo intervento, all'intervento di Marco Maurizi, che noi, così come noi vediamo la natura esterna da noi, siamo portati a concepire e anche a vivere, spesso appunto costretti, la città come qualche cosa di estraneo, avulso, addirittura nemico della natura. Cioè, le città italiane, fondamentalmente per come si sono sviluppate dal fascismo in poi, questo sono. Però c'è chi cerca di immaginare qualcos'altro, poi un uso razionale ed equo delle risorse. Seconda parte sulla quale si fonda, questo è un aspetto più gestionale che strettamente politico, quindi la partecipazione democratica, cioè strumenti di copianificazione degli spazi urbani e cogestione degli spazi e dei servizi pubblici. Andiamo avanti. Situazioni progettuali, poi andiamo a vedere proprio... Poi ho preso... sarebbe stato molto bello fare uno studio sulla ristrutturazione complessiva della città, perché là forse poteva essere veramente molto bello capire come una visione biocentrica, non voglio dire antispecista, però biocentrica o tendente a tale, come possa ridisegnare complessivamente una città, però sarebbe diventata troppo lunga. Mi sono
concentrato sul quartiere di Forno, se qua è tutta edilizia a basso costo, quello che vedete, quindi non sono case chic, persone VIP, tutto il resto. Questo quartiere, come tutti i quartieri che sono nati dai primi anni 90 in poi ad Odense e come in tante altre città danesi, non sono quartieri di espansione, che se li vedete nuovissimi, sono tutti casi di riciclo territoriale. Cioè, in questo caso, come detto là, si tratta di un'ex area industriale, per andare a vedere nello specifico, loro la chiamano riattivazione territoriale, addirittura. Si fa proprio, in Italia al massimo si parla di riattivazione per una piazza. Qui fanno le riattivazioni territoriali, perché c'è una visione, appunto, come dire, ecosistemica anche delle parti della città. Appunto, invece di consumare ulteriore suolo agricolo, si ricicla quello già compromesso. Vediamo un po' che roba c'era. Allora, quello in bianco che vedete è il perimetro del comparto. Adesso andiamo proprio per soldoni. Come dire, i due margini nord-est, diciamo, di questo comparto hanno una viabilità a grande scorrimento, quindi già, insomma. Poi andiamo avanti, un'area industriale dismessa, un'area gigantesca, molto inquinata oltretutto. Andiamo avanti, impianti zootecnici da dismettere. Questo qua non perché Odense siano tutti antispecisti, ma semplicemente perché è entrata in vigore un'altra legge. Qua sotto c'è un fiume, quindi è andata fuori legge, quindi la dobbiamo togliere. Poi abbiamo altre due situazioni, altre aree ex produttive, quindi parliamo di depositi, aree comunque cementate, eccetera, eccetera. Infine, andiamo sugli aspetti morfologici, il reticolo idrografico da risanare, perché chiaramente stava in condizioni spaventose. Andiamo avanti. Allora, qui, come dire, entriamo un po' nel merito. Cioè, io ho pensato di chiamarlo così, ribaltare i piani, riferendomi anche a piani come norma tecnica, piano regolatore. Cioè, i nostri, soprattutto noi nel sud Europa, pensiamo ancora che l'urbanistica o comunque la città sia per forza fondata sull'attività del costruire, e siamo tanto portati a parlare addirittura di industria edilizia, mentre in altri contesti geografici in Europa, insomma, se ne parlano in altri termini. Qua c'è un'altra considerazione da fare. La città, per come la vediamo, la viviamo, è una manifestazione morfologica più o meno felice, in base al ghetto in cui vivi, no? Cioè, il ghetto a cui appartieni, ma sempre di un unico fondamentale fenomeno, della rendita fondiaria. Vede servizi, ma in moltissimi casi, basta fare un giretto a Roma, la stessa viabilità, sono spazi residuali e molto spesso sono stati imposti tardivamente per legge, perché sennò neanche quello ci sarebbe stato, scampati la cementificazione. Comunque si tratta sempre di qualche cosa in funzione dell'accumulo di risorse, appunto, dell'attività edilizia. Invece in questo quartiere cosa vedrete adesso? Non vedrete allora vediamo come fare passare la strada, dove costruire, come costruire meglio. No, vedrete il contrario. È il verde che progetta il costruito, e una volta tanto, insomma, non quello che siamo abituati a vedere. Possiamo andare avanti. Allora, questo è uno schema di assetto generale. Riassume abbastanza bene, in maniera veramente semplicissima, quello che poi verrà visto meglio. In neretto vedete sempre il perimetro, in azzurro il reticolo idrografico, e poi vedete questa X verde, eccetera. Se andiamo avanti, quindi, allora, il primo obiettivo è stato quello di costruire delle relazioni dinamiche rispetto a spazi aperti circostanti. Sono spazi aperti sia di carattere agricolo, sia di carattere di verde attrezzato, insomma, vari tipi di spazi, insomma. Andiamo avanti. Poi, il ruolo ecologico del reticolo idrografico, quello che vedete in azzurrino, c'è anche uno stagnetto se ci fate caso, e in questo farsi carico di restituire dei valori di biodiversità accettabili. Poi vedremo se ci sono riusciti. Andiamo avanti. Poi,
conferire al verde una funzione strutturale, strutturale anche per quanto riguarda la fruibilità degli spazi afferenti all'edilizia, e quindi qua rientra il discorso del, di come sono arrivati questi a, a fare il 20-20-20, anzi hanno fatto il 40-43-47, se non mi ricordo male, quindi doppiando quello che chiede l'Europa entro il 2020. Il verde, come vedrete poi negli schemi, serve a costruire una, un insieme abitativo non solo a basso impatto energetico, ma a basse emissioni e produttivo. Qua non ci sono fognature che scaricano. Comunque, andiamo avanti. E, quello che stavo dicendo, appunto, produzione alimentare, socialità, fitodecorazione, eccetera. Allora, passiamo ai primi aspetti. Quindi io l'ho chiamato di cunei verdi, ma andiamo anche avanti perché si vedono degli aspetti. Abbiamo delle aperture verso sud che sono la campagna, un altro click. A sinistra c'è il resto della città, confina con spazi verdi, quindi questi cunei entrano direttamente nel complesso edilizio. I famosi corridoi ecologici, questi erano fortemente compromessi, diamo un altro paio di click. Allora, è stata restaurata l'habitat fluviale, tant'è che qui oggi ci sono delle colonie originarie di uccelli che prevalentemente acquatici, o comunque che prediligono quel tipo di ambienti. Un altro click, ci sono addirittura delle colonie di euroni, insomma, quindi la natura può stare in città a certe condizioni, quindi non è necessario che siamo in guerra, insomma, no? Quindi i corridoi ecologici li abbiamo visti. Andiamo avanti. Il verde attrezzato erano le macchie più scure, no? Notare la disposizione, si agganciano direttamente ai corridoi ecologici. Andando ancora avanti, normalmente siamo abituati a pensare al verde pubblico come il parchetto, la panchina, il lampioncino, no? Le solite cose noiosissime. Qua il verde pubblico è organizzato su tre livelli. Allora, il primo, come vedete, orti condivisi. Un altro click. Giardini didattici e cogestiti, fondamentalmente intorno ai servizi che stanno nella parte centrale. Un altro click. Fitodecorazione, cioè il verde pubblico è produttivo. Cioè, un metro di parco, se gestito degnamente, costa 100 euro al metro quadrato. Ok? Non è gratis. Questi praticamente hanno trovato dei sistemi attraverso i quali il verde è produttivo. È chiaramente un aspetto anche estetico, ecologico, sanitario, tutto quello che volete. E qua, diciamo, abbiamo una visione, un'idea di produttività di un investimento, appunto un investimento di carattere ambientale. Andando avanti, allora, ho cerchiato sempre le localizzazioni del verde attrezzato. Altro click, vediamo come si dispone il sistema dei servizi in base a questo. Il sistema dei servizi è sostanzialmente complementare al verde pubblico, infatti ho fatto prima riferimento a, l'aspetto anche non solo produttivo ma anche didattico del verde. Se facciamo un altro click, rivediamo i corridoi ecologici che abbiamo visto, li rivediamo perché questi qua servono anche come vere infrastrutture territoriali di mobilità dolce, quindi troverete sentieri, trovate degli itinerari naturalistici, cioè il verde è vissuto, non è la pineta secca, cioè il verde è la vera centralità del quartiere. Andando avanti, cosa succede? Che praticamente mettendo insieme tutti questi elementi vi viene tirata fuori dai progettisti quelli che sono i collegamenti trasversali. Benissimo, detto questo andiamo avanti. Allora, percorsi senza auto, poi lo vedremo meglio nelle foto. Muoversi nel verde, cioè sostanzialmente ve lo anticipo, ma lo vedrete poi meglio nelle immagini. Qua non ci sono macchine, ma non perché non ci sono le strade, ma perché non servono. E comunque stiamo parlando di una città grande quanto Brescia. A Brescia macchine ci sono smog, inquinamento. Perché? Perché non sappiamo fare nulla. Insomma, detto chiaramente, no? Andando avanti.
Allora, quali sono gli esili spaziali? Allora, qua una carrellata di immagini. Io vi consiglio di guardarle molto attentamente, se non schizzano tutte insieme. Sono molto attentamente. Andando avanti. Varie tipologie, no? Come prima cosa. Biodiversità naturale, biodiversità architettonica, perché non è un quartiere né per ricchi né per poveri. Ci abitano, ci possono abitare tutti, come in tutti gli altri quartieri di Odense. Non esiste un quartiere alto e un quartiere popolare. Qua, nell'immagine precedente vedete anche l'integrazione degli orti cogestibili. Gli orti sono in comproprietà, come tutto il verde. È inutile dirvi che questi sono tutti edifici a bioedilizia, a zero emissioni, totalmente ed energeticamente autonomi. Appunto, si utilizza la fitodepurazione invece dei collettori che scaricano in mare da noi. E, cos'altro? Andiamo avanti. Le realizzazioni, la grandissima parte degli allestimenti verdi sono in permacultura. Quindi, andando avanti, qua questi sono tutti spazi, questa è edilizia di altissima densità rispetto al resto del quartiere. C'è qua addirittura un dialogo talmente stretto con l'ambiente, che la volontà dell'architettura è quella addirittura di rispecchiarsi in uno degli elementi primari, cioè l'acqua, insomma, no? Andando avanti, questo qua concludiamo questa immagine perché, allora, com'è possibile poi materialmente che sta roba funzioni, no? Queste qua sono i delegati del workshop di quartiere. Abbiamo detto che c'è una copianificazione e una cogestione inizialmente, no? Non è che è come qui che decidono, io devo fare la TAB, se ti va bene, bene, se non ti va bene, non perché sia la TAB, ma può essere qualunque cosa, la metropolitana, il parcheggio sotto casa, i parcheggi sotterranei, insomma. Qua è la gente che insieme all'amministrazione decide cosa gli serve, perché nessun urbanista, nessun architetto potrà mai stare nella testa di tutti. Allora, se vogliamo avere risultati bisogna parlarsi. Cioè, uscire dai ghetti vuol dire che ognuno esce dal proprio ghetto esistenziale e quindi lo spazio che vai a costruire insieme è una sintesi del tutto. Quindi queste persone sono persone che vengono votate o elette, scusate, ogni 2 anni e sono cittadini del quartiere, ci sono anche professionisti, c'è qualche politico in mezzo e hanno condotto, diciamo, tutte le fasi di copianificazione insieme alle persone che sarebbero andate ad abitare. Chiaramente è stata coinvolta anche la proprietà privata che insisteva su questo suolo. Andando avanti, allora, parliamo di paesaggio per concludere. Io qui ho fatto un riferimento a uno dei documenti forse più avanzati che siano a disposizione a livello scientifico e politico attualmente. Il paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e o umani e dalle loro interazioni. È molto sintetico, però dà una visione molto dinamica e finalmente non estetizzante del paesaggio. Il paesaggio può essere anche quello che abbiamo visto. Il paesaggio è il territorio per come lo vivi e per come lo vedi e soprattutto per come tu potresti avere delle interrelazioni con essi. E quindi, cosa serve la democrazia? Intesa come esplorazione di nuove pratiche partecipative, rappresenta il metodo più efficace, oltre che il più equo, per progettare spazi e comunità resilienti. Noi dobbiamo metterci in testa che, appunto, insomma, è stato ripetuto molto meglio di me stasera che la crescita infinita è impossibile, è illogica,
e forse anche disumana per certi aspetti, paesaggi alternativi agli attuali non luoghi della società del controllo. Quindi ho parlato di il controllo qual è? Siamo andati dalla precarietà alla rendita fondiaria e la possibilità è quella di come dire, costruire delle reti dialettiche, però chiaramente la buona volontà, no? Che è quella che attualmente impedisce all'Italia di diventare un paese definitivamente del quarto mondo, la buona volontà di una minoranza, non può fare la differenza in maniera strutturale. Serve anche poi l'istituzione che rifletta delle modalità e che consenta, diciamo, poi a certe idee di viaggiare e avere un'operatività. Quindi sicuramente oggi per rispondere appunto alla domanda iniziale, cioè ci può essere un dialogo tra antispecismo ed ecologia? Io sono un po' di parte, perché chiaramente faccio parte dei radicali ecologisti, se voi vi andate a leggere il nostro manifesto, noi ci dichiariamo chiaramente non solo ecologisti, ma anche antispecisti e biocentrici. Spero di aver fatto capire attraverso questo questo esempio progettuale, che oltretutto è abbastanza recente, questo di Odense, che quando parliamo di queste tematiche forse dobbiamo tenere ben presente che attualmente la crisi ecologica attiene molto anche alla crisi delle democrazie e dei diritti civili ed umani. Quindi tutto come dire, è un ecosistema molto più ampio, insomma, e quindi la mia risposta è sì. Sì, e oltretutto da un punto di vista creativo non solo di architettura ma anche a livello politico, sociale, quello che vi interessa a voi anche nel privato, potrebbe essere uno stimolo per tentare di fare qualche cosa e di non rinchiudersi noi alternativi, insomma adesso faccio l'altro ghetto, insomma, no? Negli orti, a fare gli animalisti o i radicali o quello che vi pare a voi. Quindi cerchiamo di creare una rete che contamini un po' tutte queste esperienze, perché ce ne sarebbe bisogno. Grazie.